Rimandato a causa del Covid per un anno, ma ora finalmente posso mettere gli occhi su Wonder Woman 1984. Non sono un appassionato dei fumetti DC, però mi sono piaciuti i film della DC Comics. Non quanto la Marvel, ma non li trovo neanche così brutti come si dice in giro. Caffè e video reaction a Wonder Woman 1984. Non sapevo ci fossero le musiche di Hans Zimmer e questo non può essere che un bene. Comunque è inutile, gli effetti speciali dei film DC non hanno mai eguagliato quelli della Marvel. Si vede che si impegnano cercando di costruire queste scene epiche con visioni dall'alto, paesaggi stupendi, milioni di comparse digitalizzate sicuramente, forzando la maestosità delle scene, ma non è a quello che dovrebbero puntare. Ci sono telefilm che hanno la stessa qualità di questi effetti speciali. Questo è una specie di, mai dire banzai, versione Valchirie. Ma perché far correre i cavalli nel bagnasciuga? Così schizzano l'acqua addosso e fa più figo? Bandiera blu. Il Como ha vinto. Sembrano davvero i colori di Giochi senza frontiere. Diana è blu e quindi gioca per l'Italia. Quanto ci scommettete che... Guarda, lo stavo per dire, quanto ci scommettete che succederà qualcosa che non la fa vincere? Mentre lo stavo dicendo è successo. Scusate, ma mi fanno ridere i fichi d'India, sembrano i paesaggi della Sardegna. Perché l'hanno bloccata? Ah, ma quindi le scorciatoie erano proibite. A parte Loki. Loki è un eroe che è nato dall'inganno. E siamo negli anni Ottanta. Oh, le sale giochi. E io che ero convinto che in America avere una pistola fosse normale, tra virgolette, o perlomeno che fosse una cosa più normale rispetto che in Italia. Non pensavo che causasse tutto questo panico vedere una pistola. Non l'ha neanche puntata, non si è nemmeno messo a sparare, gli è solamente caduta, poteva anche essere un poliziotto in borghese. Vabbè, ma chi sono io per giudicare le reazioni americane? Dai, ma il costumino che richiama un po' gli anni Ottanta. Comunque potevano sparare anche 5 minuti prima, eh. Ah, la corda si può dividere in due, questo non lo sapevo. Oh, Trevor Ranch. L'orologio! Se avessi i poteri di Wonder Woman, col cazzo che prenderei il taxi. Mi vedevi saltando di grattacielo in grattacielo. Che stronzi! Ma quindi funziona. Non dirmi che ora stringe questo artefatto e desidera che Trevor resusciti. Perché in effetti mi sono chiesto che motivazione avrebbero tolto fuori per rifar comparire Trevor. E non sono riuscito a darmi risposte. L'orologio si è mosso, attenzione. Se lo fanno tornare in vita perché il potere di quella pietra permette di fare cose così. Non so. Ogni volta che uno ha preso in mano questa pietra e ha desiderato qualcosa, si è vista una folata di vento. Quindi
mi sembra palese che funzioni davvero. Quindi ora lei prenderà gli stessi poteri di Wonder Woman. Ma se è uguale a ieri! Oh my gosh, you're on TV! Oh my gosh, you're the oil guy! The oil guy? I'll take it! Mr. Lord! Ma che grezzo! Oh, smerdato! Ma certo che l'avevo già visto, è coso, The Mandalorian, non l'avevo riconosciuto senza baffi, con questi capelli poi. Mi sa che lui sa la verità sulla pietra e la vuole. Ma è pieno di debiti, gli uffici sono tutti abbandonati. È un nobile decaduto. Frankie Goes to Hollywood. E lei non se ne accorge. Ma chi è lui? Perché sta ripetendo le frasi di Trevor? E perché ha cambiato faccia? Ma come? Non ha senso! Senso. Ma perché non si fanno domande? Ma perché lei dovrebbe accettare la sua ricomparsa come una cosa normale? Ma cosa ricordi? Guarda, ricordo che sono salito sull'aereo, poi ero in un posto. Ma dai, vabbè, ma cosa vuoi che sia? Lasciamo perdere queste spiegazioni inutili. L'importante è che sei qua. Cioè, ha provato a usare una cyclette come una bici, ma è così scemo da non capire che non ha le ruote. Ah, lo specchio si vede diverso. Io non ho capito se la sua faccia vera è quella del ragazzo moro. Però lei lo vede così, oppure lei ha capito che lui, nonostante abbia una faccia diversa, ma per farlo capire a noi del pubblico lo fanno vedere come Trevor. Cioè ha desiderato essere la pietra stessa? Come se Goku andava alla ricerca delle sette sfere del drago e poi desiderava di essere il drago Shenron. Porca... Ok... Cioè ha fatto esprimere il desiderio a lui? Ma che senso ha? Cioè aveva la pietra, poteva esprimergli lui i desideri, invece lui è diventato la pietra, deve andare a farsi toccare dagli altri e portarli a esprimere un desiderio che vada a suo favore. Boh, continuiamo. Dai, ma questa scena del cambio di abiti c'era anche nel primo, però con lei, e adesso la stessa cosa però con lui. Cacchio, un po' di fantasia. Poi mi devono anche spiegare perché comunque lui resuscita negli anni 80 e diventa un imbecille. Ho capito che sei strabiliato da tutte queste cose che vedi, ma questo non vuol dire che devi avere l'atteggiamento di un bambino. Non faceva ridere. Perché ovviamente lui che viene dagli anni 40 sa pilotare gli aerei evoluti di 40 anni. Oh, poi io sono ignorante, in fatto di aerei, però mi sembra tutto troppo semplice. Dai, adesso rende l'aereo invisibile come nei fumetti. Vabbè, dai, almeno ho cercato di dargli una parvenza di spiegazione. Io mi ricordo i cartoni animati della Justice League, i super amici.
dove si vedeva questa scena trashissima di lei seduta nel nulla perché l'aereo era invisibile. Comunque non pensavo fosse così semplice entrare in un aeroporto, rubare un aereo e volare come se nulla fosse. Ma i fuochi d'artificio non volano così in alto come un aereo. Quindi o l'aereo sta volando molto molto basso o i fuochi d'artificio sono dei razzi incredibili. Inoltre è rischiosissimo quello che stanno facendo, perché in America i cieli sono molto più intasati di quelli italiani di aerei, ma neanche a paragone. E volare così, senza sapere dove sono gli altri aerei, senza una guida dalla torre di controllo, io lo ritengo un po' improbabile, però anche questa è la frase di un ignorante in materia, potrei sbagliarmi. Oh, il tizio della sera prima. Ma lui è sempre vestito allo stesso modo e passa le notti per strada a molestare le ragazze. Lei però è un po' troppo crudele, eh? Direi che è abbastanza. Diventare forti fa diventare anche antipatici. Non poteva dirgli: guarda, è uno che mi ha molestato e gli ho dato una lezione. Non capisco. Ma quindi può fare quello che vuole anche lui? Non ho davvero capito il senso di diventare la pietra. Sembra una forzatura narrativa troppo grande, o forse c'è qualcosa che non sto capendo io. Oh no! Esagerata! La pallottola con il laser. Ah, ma quindi i proiettili le fanno male. Io pensavo che avesse la pelle coriacea. Minchia, che figo. E non lo poteva fare prima. Certo che con tutti gli spazi per giocare a pallone in mezzo alla strada, cioè c'è il deserto attorno a loro, no, andiamo in mezzo alla strada a giocare a pallone. È più emozionante. C'è uno spazio infinito attorno alla strada per giocare, cacchio. Ops, ha perso il lazzo e ha sfasciato i bambini. Adesso il bambino lo tocca e dice: papà, io desidero che stai tutto il tempo con me, 24 ore su 24. Fottuto Lord. Stava andando come detto io. Ah, quindi ognuno può chiedere un desiderio solo. E da quando in qua il lazzo ti fa anche vedere. Loro hanno l'appartamento con vista sul delirio. Ma a quel tempo il presidente sarebbe dovuto essere Ronald Reagan, se non sbaglio. Ma io non ho capito, ma è invulnerabile ai proiettili o no? A volte la sparano e la feriscono, a volte invece no. Perché? No, lei lo difende, cita, siccome adesso è cattiva deve mettersi un giubbotto con le borchie, altrimenti come facciamo a capire che lei è cattiva? Ma si conoscono da una settimana, come fa a dire hai sempre avuto tutto? Tra l'altro a quel tempo c'era davvero una psicosi di massa, una paura che la guerra fredda sfociasse in una terza guerra mondiale. Erano proprio quegli anni lì. Povera Diana. Due lutti per la stessa persona.
Ma che... dove cazzo... Ah! Ma è lungo all'infinito il lazzo. Ora all'improvviso sa volare. Si sta aggrappando al nulla con il lazzo. Ma anche senza toccarlo adesso funzionano. Ma sì. Dai, sta attaccando il lazzo al fulmine. Non mi piacciono queste cose. Non è tangibile un fulmine. Comunque si creerebbero miliardi di paradossi con i desideri di tutti che si accavallano. Questo è come Goku quando faceva la Genkidama. Bravo bambino, bravo. Chi è? È una Gatchman. Ah no, è Diana. Diana ha preso l'armatura d'oro come un cavaliere dello zodiaco. È diventata il cavaliere del Sagittario. Ma lei ha espresso come desiderio: voglio diventare la numero uno. Perché per forza un ghepardo? Si può dire che il trucco facciale di Barbara lascia molto a desiderare? Oserei dire che la mia ragazza lo farebbe meglio. E Diana non muore invece. Perché è morta solo lei? Ah no, è solo stordita. Cioè, tramite il lazzo attaccato a lui, lei può comunicare in mondo visione con tutti al posto suo. Ma perché? Quale dei milioni di desideri? Tutti adesso. Il muro in Egitto è scomparso, ma i danni che ha fatto sono rimasti. Perché dovrebbe essere lì fuori? Che senso ha cercarlo lì? Ah, no. Scemo io che non credo nel teletrasporto. Queste sono cose a caso, mi fanno incazzare. Forzature dappertutto, troppe, troppe. Si è redento. Vediamo cosa ci aspetta dopo i titoli di coda. È la Wonder Woman degli anni 70. Dei telefilm. Ragazzi, devo dire che la sua età se la porta ancora bene. Sì, avrà avuto chili di trucco, però non sembra niente male. Allora, è l'1:24 e ho appena finito di vedere il film. Purtroppo non posso dire di essere contento. Ci sono tante cose sbagliate in questo film. Ok, è un film sui supereroi. Ok, devo fare una sospensione della realtà. Ma ci sono cose che, a prescindere dall'ambientazione, non hanno senso. Come il lazzo che si aggrappa ai fulmini. Non... Anche se è un film di fantasia, ci sono comunque delle leggi della fisica che andrebbero, secondo me, rispettate comunque.
E questa è solamente una delle tante cose di cui io mi sono lamentato nel corso del film, come avete appena visto. Non mi piacciono, non mi sono mai piaciute le storie dove il cattivo si redime in maniera così forzata, solamente perché ha avuto una presa di coscienza dopo un monologo del protagonista. Mi ha sempre fatto strano questa cosa, non mi piace. A me non è che fosse piaciuto tantissimo neanche il primo film di Wonder Woman, però lo preferisco a questo. Almeno c'erano degli scontri epici, c'era un cattivo, un villain, c'era il colpo di scena, perché questo villain si rivelava alla fine ed era stato insospettabile sino a quel momento, almeno per me. Ed era uno scontro tra buono e cattivo, non tra buono e persona buona ma che sta facendo il cattivo ma in realtà è buono. No, non mi piacciono questo tipo di risoluzioni nei film di questo genere. Non mi sono piaciuti i comportamenti dei personaggi, a volte non erano a mio avviso coerenti con la loro indole. Trevor che si comportava come un deficiente, Barbara che acquisisce la forza e diventa anche malvagia. Perché? Magari ha un senso, però io vorrei anche capirlo, non devo scervellarmi io per trovarcelo. Voi pensate che io abbia esagerato con le polemiche? Se l'avete visto, fatemelo sapere, perché credo di essere stato un po' pesante nel giudicarlo. Ma è perché ci tengo che siano fatti dei bei film sui supereroi. Mi piacciono i supereroi, mi dispiace che non vengano presi sul serio, ed è anche colpa di prodotti del genere, secondo me. Soprattutto Wonder Woman aveva delle potenzialità, tutti hanno delle potenzialità, Batman, Superman, Flash, Cyborg, anche Aquaman aveva delle potenzialità. E pazienza se gli effetti speciali non sono grandiosi, come ho detto all'inizio, si vede un po' la differenza di grafica fra la realtà è quello che è posticcio. Pazienza, ci posso anche passare sopra. Io ho visto dei film giapponesi fantastici con degli effetti speciali che lasciavano molto a desiderare, ma erano fatti bene, raccontavano qualcosa con cognizione di causa. Io in questo film ci ho trovato tantissime, tantissime forzature. Non ho capito ad esempio perché Max Lord è dovuto diventare la pietra anziché tenersela. Non ho capito perché non se l'è tenuta e non ha espresso i desideri. Ripensandoci adesso, forse è perché ognuno aveva un desiderio a disposizione, quindi lui, sapendo questa cosa, è andato in giro a far esprimere i desideri agli altri. Va bene, ci sta, mi posso anche ricredere sotto questo punto di vista, ma non mi va giù l'idea che prima mi fanno capire che la regola della pietra è che bisogna toccarla per esprimere il desiderio, e poi invece gli basta andare nell'etere, in mondovisione, ed è come essere toccati. No, no. Poi c'è una scena dove lui si infila in quel cono di luce che non ho ancora capito cosa fosse, e Diana tenta di prenderlo con Lazzo e si vede che il Lazzo non riesce a entrare dentro quel cono. Poi a un certo punto si mette a parlare e si vede che in effetti il Lazzo ha preso la caviglia, il Lazzo l'ha preso la caviglia. Ma allora poteva entrare dentro quel cono. E perché è collegata con il Lazzo nella sua caviglia? Diana è riuscita a parlare nelle menti o a voce di tutti gli esseri viventi. Il mio commento a caldo è questo. Deludente, un'occasione sprecata. Ho ammirato tantissimo la recitazione di Pedro Pascal. Gal Gadot era Gal Gadot, senza infamia né lode, così come gli altri personaggi.
No, mi è piaciuta anche l'attrice che ha fatto Barbara, Cheetah, però non era aiutata da una regia e sceneggiatura convincente. Diciamo che mancava qualcosa che mi ha fatto capire un po' di più le ragioni dei suoi comportamenti. Il villain non era all'altezza. Buoni i suoi piani, cioè diciamo che la sceneggiatura sarebbe potuta andare benissimo anche per un episodio di I Super Amici, la serie TV animata dell'Anna e Barbera. Era un po' sempliciotta. I bambini in mezzo alla strada che giocano con tutto il deserto a disposizione, a fianco. Una forzatura solamente per fare la scena di lei che salva i bambini. Prima si mette a correre spingendo un camion, poi ha paura invece che un mezzo la schiacci contro un altro mezzo. A volte i proiettili la ferivano, a volte le rimbalzavano addosso. Non... Ci sono delle cose confuse. Ma ripeto, forse sono io che mi sto accanendo troppo o mi sono sfuggite delle cose. E la scena dopo i titoli di coda, per quanto sia stato molto piacevole vedere Linda Carter, non mi ha creato una hype. Cioè i titoli di coda della Marvel sono fatti per introdurre il prossimo film e crearti una hype dentro di te per dire cavolo, non vedo l'ora di vedere il prossimo. Quello, ok, era un cameo inaspettato, molto gradito, ma cosa mi devo aspettare dai prossimi film della DC? È anche vero che con tutto questo caos che è successo con il lockdown mondiale, magari i piani sono un po' scombinati alla DC. E va bene, aspettiamo di vedere la Zack Snyder Cut di Justice League, di cui farò sicuramente un altro video reaction. Tanto sonno, vado a letto, grazie per aver guardato, se avete visto il film fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo con me o se sono stato troppo cattivo nel mio giudizio. Vi ringrazio se avete visto sino a qui, vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video reaction. Ciao, buonanotte!